Emilio Martucci qui alla terza marcia per l'amnistia, 25 dicembre 2013. Emilio, in missione in trasferta da Napoli. Vabbè, abbiamo portato una delegazione dell'associazione qui per continuare la lotta che stiamo portando avanti da molto tempo con Marco Pannella, con Radicali Italiani. È stata a mio avviso fino adesso una buona manifestazione, ha visto una buona partecipazione. Si poteva fare di più. Quanti siete venuti da Napoli? Quanti siete? Una quindicina. Grazie Emilio Martucci. Michele De Lucia, reduce da una fatica editoriale a questa marcia, la terza. Michele, dall'altra marcia, che non se non sbaglio era il 2005, cosa è cambiato? Ma purtroppo nulla, nel senso che, o meglio no, non è vero che non è cambiato nulla. Il nulla a cui mi riferivo riguarda la situazione della partitocrazia italiana, per cui viviamo in un gigantesco Truman Show, nel senso, noi sappiamo quale sia la tragedia della giustizia, quale sia la tragedia delle carceri, sia dal punto di vista di chi è detenuto che di chi ci lavora, e il palazzo, sì, ogni tanto c'è qualche proclamazione di buone intenzioni al massimo, e poi è tutta la solita bolla di sapone, cioè queste cose esistono, questi problemi esistono, si fa finta che non ci siano. Non è cambiata la nostra durata, perché siamo qui a insistere. Sicuramente c'è stato l'atto importante del Presidente della Repubblica, il messaggio alle Camere, però da qui a portare all'ordine del giorno dei palazzi del Parlamento l'amnistia e l'indulto come soluzione, che attenzione, c'è un grosso paradosso: l'amnistia ontologicamente è una misura emergenziale, il paradosso è che nel regime italiano diventa una misura effettivamente necessaria, indispensabile e strutturale. Perché? Perché un esempio è Berlusconi, anche da questo punto di vista. Perché Berlusconi non ha mai nemmeno seriamente provato a fare la riforma della giustizia, pur essendo stato al governo per quasi 10 anni in questo paese? Perché lui è stato il primo a beneficiare e continua a beneficiare della giustizia di classe, e quindi delle prescrizioni. Cioè, se la giustizia in Italia funzionasse, avrebbero buttato via la chiave da quel dì. Grazie Michele De Lucia. Grazie.